Signore e signori, benvenuti alla seconda selezione di Miss Quarantena. Scelte fra le tante candidate che mi hanno scritto questa settimana, abbiamo Gaia, Martina e Jessica. Solo al termine di questa giusta clausura eleggeremo Mister e Miss Quarantena e vi ricordo che avranno entrambi l'onore di donare 5.000 euro all'ospedale Fiera Milano donati da Pulsi per l'emergenza coronavirus. E poi ovviamente si combatteranno l'ambitissimo trofeo della ciabatta d'oro. E non dico altro. Voi pronti a votare la vostra preferita sul profilo Instagram di Pulsi e partiamo con le consuete docce di presentazione. Ciao a tutti! Ciao! Mi chiamo Martina, ho 19 anni, vivo in provincia di Brescia. Ciao Gaia! 19 anni, vivo a Milano. Io sono Jessica, per gli amici Jessiful, ho 23 anni e vengo da Pavia. Prima della quarantena ero la classe in capo universitaria, disperata. Prima della quarantena mi sentivo un po' sicurdata. La mia situazione sentimentale è tragica e inesistente. Tutti i disagi li aspiro. Sono una delle poche ragazze fidanzate nella mia cerchia di amiche, ma tutti pensano che domani avrò dei figli, mi sposerò. Una volta finita questa quarantena, la prima cosa che farò, spero, un bel assembramento. E adesso per la rubrica Cuore in quarantena ho inviato alle mie girls un file audio a cui rispondere per capire come se la cavano con una delle skills fondamentali in amore, le bugie. In questi giorni di simbiosi e convivenza coatta con i vostri partner, immaginate che all'improvviso vi arrivi quella telefonata da un amante, lui bellissimo, e vi chiama voglioso, ma purtroppo il vostro partner è nelle vicinanze. Come gestireste la situazione? Vediamo. Pronto? Ciao amore mio. Ah ciao. E mia mamma. Mi mancava sentire la tua voce. Anche a me. Mandami almeno una foto, una di quelle tue. Non scommetto che a 90 è meglio. E mia nonna non si ricorda come si fa la lavatrice. Allora dimmi che mi ami. Tantissimo. Guarda, c'è la linea un po' interrotta. Ti amo, ti lavo i vestiti. Non li vuoi più? No, ma va, no, no. Hai deciso di allontanarmi? No! Fammi capire che stai prendendo il gioco di me. No, cioè, io non vedo l'ora di venire a casa tua a giocare scopa, scopone. Stai scherzando? Capito, sai che è qua però, cosa ti devo dire? Allora sai che ti dico? Allora addio! Ciao nonna! Ti pure tu questo, ma tutta a posto, ma vai, vai. E grazie mille Andrea Montovoli, che fortuna che hanno avuto le nostre ragazze. Miss Quarantena però è una amazzone, una donna che cavalca la vita al grido del girl power e affronta le sue battaglie un'ottava alla volta, cantando. E con Wannabe delle Spice Girls, Gaia, Martina e Jessica. Inizia Gaia! Tell me what you want, what you really, really want. Tell me what you want, what you really. Tocca a Jessica. E ora vai Martina. Kill us forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you get to go. Taking it too easy, so that's the way it is. If you wanna be my lover, you have to give. Taking it too easy, but that's the way it is. Non la so, ragazzi. Devo dire brave ragazze. E augurandomi che le mie girls possano tornare sul mercato il prima possibile, ho chiesto loro di parlarci delle loro pene d'amore, bruciando una cipolla, giusto per piangere fino in fondo. Una volta dissi a un ragazzo che lo amavo e mi rispose con ok. Ma perché? Una volta che ne vedo uno bello e simpatico, non gli piaccio io, vabbè. Un giorno mi dice, sai, ti porto a vedere le stelle. Squilla il suo bellissimo telefono. Ed era sua ragazza. Voi lo sapevate? Perché io no! Mi sono dimenticato di dirti che sono fidanzato. Adesso è successo un casino. Dobbiamo andare a prendere la mia ragazza. E tu ti devi nascondere dietro nel bagagliaio. Ok. Una volta ho ballato per questo ragazzo che mi piaceva. E in realtà si scoprì che a lui piaceva la mia amica. E la mia amica si neonava beatamente tutti quando io non mi neonavo nessuno. La sua meravigliosa ragazza, nonché cervo di montagna, decide di praticargli una coccola mentre lui guida. Saremo perennemente così, ma è una gioia per sé. Che vi devo dire?
Mi raccomando, votate la vostra preferita sul profilo Instagram di Pulsi, l'Energy Company, per ogni cambiamento, anche il più imprevedibile. 100% digital, semplice, green e veloce. E velocissime dovranno essere anche le nostre sfidanti, che in solo un minuto di tempo, con un lenzuolo e due accessori a loro scelta, dovranno crearsi un abito da Super Dance Night. E ad eleggere la vincitrice di questa challenge non poteva che essere lei, un giudice non d'eccezione, di più, la regina del fashion, la regina della notte, signore e signori, Jo Squillo. Ciao Jo! Ciao Tommaso, sono onorata di questo ruolo di giudice a Miss Quarantena. Per cui ragazzi, mettetecela tutta, via! Si gira intorno. Magari si fa uno spacco così un po'... punto di vista. Mamma mia, che ansia terribile. Forse il look è completato. Lascio la parola a Jo Squillo. Dimmi Jo, cosa ne pensi? Per una serata al mio special party di sabato, sicuramente il più adatto, quello vincente, è l'outfit B. Tanti baci, tutti belli da Jo Squillo. Complimenti Gaia e grazie Jo. Bene, abbiamo conosciuto altre tre aspiranti Miss Quarantena, mercoledì prossimo ne conosceremo altre tre. Io invece vi aspetto venerdì con una nuova puntata dedicata ai nostri amatissimi Mister Quarantena. Voi continuate a votare i vostri preferiti sul profilo Instagram di Pulsi Energy Gas e mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao!